Dopo la brillante vittoria di 7 giorni prima con i Bagnacavallo, il Nuova Feltri è atteso da un difficile match contro i Faenza, la seconda squadra più giovane del torneo dietro a Bellaria. I faentini arrivano dalla sconfitta in esterna subita sul campo della Bis Misano per una rete a zero. Nuova Feltri che cerca punti di salvezza e quelli della tranquillità, che equivalgono a una postazione in classifica che faccia finalmente respirare i ragazzi di Fabiani. I Faenza insegue in maniera decisa i playoff. L'inizio per i padroni di casa pari in salita, dall'angolo Nuova Feltri colpisce. Mezzgur viene atterrato nell'atto decisivo da Cisterni in piena area di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso numero 7 che spiazza Tassinari portando il Nuova Feltri in vantaggio. Passano due giri di lancette e il traversone di Lanzoni viene raccolto in piena area di rigore da Cisterni che da due passi trafigge Romani facendosi perdonare l'errore fatto in occasione del penalty concesso agli avversari. Ancora Faenza sugli scudi, Cisterni e Lanzoni arrivano al dialogo con il tiro di quest'ultimo che sfiora il palo alla sinistra di Romani. Dalla distanza si prova anche Pioppo, pallone fuori misura. Altra soluzione dalla distanza da dimenticare per i faentini che iniziano un vero e proprio assedio. Su questa punizione Romani in uscita è bravo nell'anticipo su Cisterni, poi in seguito diviene superato sulla botta di Missiroli, ottimamente sventata dall'estremo ospite. Finalmente si rivede anche Nuova Feltri con Mezzgur che spedisce il pallone abbondantemente a lato. L'ultimo acuto arriva da questa rimessa di Lanzoni con il relativo colpo di testa di Cisterni che non inquadra lo specchio della porta. Squadra a riposo sull'1-1. Nella ripresa arriva il tiro di Conti con volo plastico di Romani. Successivamente ci prova Pioppo con il pallone che si alza sopra la traversa della porta difesa dall'estremo ospite. Sul versante opposto è Mezzgur a far tremare la traversa Tassinari battuto. La fortuna non sembra baciare i colori giallo-blu, neppure quando la distanza Tassinari respinge sui piedi Luzia, qui non riesce il tapin vincente, anche se poi verrà fischiata la posizione di offside. Siamo alle battute finali, qui Romani diviene il protagonista su questo bolide di Conti. Poco dopo la conclusione di Chiarini viene Murati in calcio d'angolo. Infine al 91esimo in gol partita dei locali, il traversone di Montemaggi assume una traiettoria beffarda, la palla sbatte sul montante alla sinistra di Romani con Cisterni ben appostato che raccoglie la sfera per poi depositarla in fondo al sacco. 2-1 e fine dei giochi. Il Faenza porta a casa una vittoria importantissima, mentre Nuova Feltri viene beffato ancora una volta nei minuti finali, tra l'altro nell'extra time. Domenica servirà una super prova con la capolista Russi.